solito imbecille è andato a fare lo scarabocchio. Lo scarabocchio. Credo che questa volta lo individueremo perché avevamo già messo le telecamere. Insomma, caro Piddu, l'amico Moreno Pasquinelli dice che io sarei contaminato dal bagnai pensiero e portatore sano del micidiale bacillo. Tutto questo perché ho scritto un articolo in un momento in cui ero molto arrabbiato, in cui ho dato degli imbecilli, ma Moreno Pasquinelli non ha capito a chi ho dato degli imbecilli. Io non ho detto che sono imbecilli i sottoscrittori delle obbligazioni subordinate. Magari tra di loro ce ne stanno pure degli imbecilli, come in ogni categoria, ma io non ho detto assolutamente questa cosa. Io ho dato degli imbecilli non ai sottoscrittori, ma a quelli che propongono una spiegazione di ciò che è avvenuto, tutta cablata sul fatto che quello che sta avvenendo sia una conseguenza della corruzione del sistema bancario. Questa, secondo me, è una scemenza assoluta. Perché non è così? Ma perché la vera ragione è un'altra, ed è il fatto che da 4 anni, da quando è arrivato Monti, i governi che si sono susseguiti hanno impostato delle politiche deflazionistiche e lo hanno fatto per riequilibrare la bilancia commerciale. Stando nell'euro, siccome l'euro ci fa perdere competitività e quindi noi non esportiamo abbastanza per sostenere i consumi e le importazioni che da questi conseguono, a un certo punto, davanti all'indisponibilità dei prestatori del nord di continuare a finanziare i nostri consumi, ci è stato chiesto di ridurli, e quindi ne segue necessariamente l'austerità. Ora, l'austerità però ha non piacevole conseguenza di abbattere il mercato interno, di mandare in crisi le aziende, e quindi a un certo punto le aziende che hanno ricevuto i prestiti vanno in difficoltà e le banche che hanno concesso questi prestiti anche loro vanno in difficoltà. Questo è il meccanismo che ci ha spiegato Alberto Bagnai. Ecco, invece tutto il sistema dei media, dei giornaloni, dei talk show, dei telegiornali ci racconta un'altra storia, ci racconta cioè che la colpa sarebbe delle banche corrotte, e per questo li chiamo degli imbecilli, che lo facciano perché sono pagati o perché ci credono veramente. Io li chiamo imbecilli in ogni caso, insomma, no? Anche chi è pagato è un imbecille, perché insomma prima o poi sarà chiamato a rispondere delle scemenze che scrive. Come erano imbecilli gli ultimi, quelli che hanno sostenuto fino all'ultimo il regime fascista, no? Erano imbecilli, ne avevano capito come stavano andando, in che direzione andavano le cose. Ora, perché dico che le banche non sono più di tanto responsabili? Ma perché stanno fallendo le piccole banche, le banche del territorio, i crediti cooperativi, le banche popolari. Queste si sa da sempre, da decenni, lavoravano ai limiti, diciamo, di ciò che è permesso dalla normativa, qualche volta anche andando oltre questi limiti. Perché il sistema ha funzionato così per decenni. Tutto qui. Se a un certo punto fallisce una banca, due banche, uno può anche dire no, questi hanno proprio esagerato, sono andati oltre quello che normalmente si fa, ma qui le banche cominciano a saltare come birilli, vuol dire quindi che non è possibile che sia tutto riconducibile alla corruzione, alla cattiva gestione delle piccole banche, no? C'è qualcosa di più profondo. E questo qualcosa di più profondo è questo improvviso cambio della politica economica del paese, imposto dalla scelta di Monti e confermato dai governi successivi, di imporre una deflazione molto forte al paese per riequilibrare la bilancia commerciale. Ecco, questo è quello che è accaduto. Chi racconta una storia diversa da questa lo fa o per interesse, perché viene pagato, oppure perché è un imbecille pure semplice, e io sostengo che forse, me lo auguro, forse sono degli imbecilli anche i primi, quelli che lo fanno perché sono pagati, perché non penso che questa situazione possa continuare senza che alla fine ci sia un re d'azione, ma a un certo punto forse conviene anche, è un suggerimento che do a quelli che raccontano balle perché sono pagati,
il suggerimento che gli do è di cominciare ad abbassare i toni perché di pensare un po' al futuro, o veramente pensano che 60 milioni di italiani si faranno ridurre sul lastrico senza una reazione. Ecco, questi sono gli imbecilli, secondo me. Me assolutamente no, non ho scritto nel post che gli imbecilli siano i sottoscrittori delle obbligazioni subordinate. Questi si sono fidati, sono persone che lavorano, sono persone, piccoli risparmiatori, si sono fidati dell'impiegato di banca, del direttore, dell'istituto di credito con il quale da anni, da decenni avevano rapporti, e hanno sottoscritto, questi titoli. Perché? Perché se uno pensa al proprio lavoro, si specializza sul proprio lavoro, non può ovviamente... Certo, qualcuno di questi, diciamo, ha peccato un po' di ingordigia, ma questo è nel... fa parte delle regole del gioco, insomma. No, non è che si può accusare uno per il fatto che gli viene offerta, che so, un'obbligazione al 6%, al 7%, per questo di essere un imbecille. Se una persona, spesso poi si tratta di persone anche che hanno decenni di attività alle spalle, no? Da decenni vedono che funziona in questa maniera, per quale motivo dovrebbero credere a quattro gatti come noi che questa storia è arrivata al termine, che è arrivata alla fine? Ecco, e quindi sono colpevoli fino a un certo punto, sono pur sempre persone che lavorano. Chi viene colpito oggi è il mondo del lavoro, in tutte le sue articolazioni, dall'operaio all'impiegato, piccolo, medio e in alcuni casi anche grandi imprenditori che producono vera ricchezza, sacrificati sull'altare di un progetto ideologico fallimentare, sbagliato e tutto sbilanciato verso gli interessi della finanza, della grande finanza internazionale. Qual è l'argomentazione dei coriferi del sistema? L'argomentazione dei coriferi del sistema è che queste persone sarebbero colpevoli per non aver capito in tempo che le cose stavano cambiando, cioè che non si sono adeguati, e che quindi, secondo il criterio capitalista, che chi non è capace di adeguarsi al cambiamento dei tempi deve accettare il fatto di essere eliminato, scartato, perché i tempi cambiano e quindi i perdenti sono quelli che non capiscono le cose. Questa è la spiegazione che viene fornita da alcuni coriferi, no? Cioè, voi non avete capito, non vi siete adeguati, e quindi adesso dovete pagare. No, le cose non stanno così, per un motivo molto semplice: i tempi non sono cambiati perché, come dice, è stato un cambiamento reale della società che è andata in una direzione per effetti dei cambiamenti tecnologici o quant'altro. No, le cose sono cambiate perché sono state prese improvvisamente delle decisioni sbagliate, e tutte quante tese a tutelare alcuni interessi a danno di tutti gli altri, e queste decisioni sono state prese per mettere una pezza a un errore clamoroso: la moneta unica, senza prevedere uno Stato intorno a questa moneta unica che garantisse i trasferimenti necessari dalle zone più produttive alle zone meno produttive per tenere in piedi la situazione. Non esiste che un continente di 500 milioni di abitanti possa avere in tutte le sue aree geografiche lo stesso livello di produttività. Ed è l'errore folle che è stato fatto, è stato quello di pensare che l'intervento statale redistributivo, quindi attraverso la fiscalità di uno Stato europeo, potesse essere sostituito dal normale funzionamento dei mercati. Questo è stato l'errore, così non è avvenuto, il fallimento è totale, assoluto, viene chiesto a coloro che sono stati le cavie di questo esperimento di pagare il prezzo. Questo è quello che sta avvenendo, non quindi la corruzione del management delle grandi banche. E quelli che sostengono questa spiegazione, che la propagano, sono in ogni caso degli imbecilli, sia che ci credono veramente, sia che siano pagati per farlo. È chiaro, Pirlo? Sono degli imbecilli. Sono degli imbecilli perché la prima cosa che
chiunque, anche chi sta ai vertici della scala sociale, deve perseguire è la stabilità sociale, cioè non mettere in campo progetti sbagliati, folli, che smuovendo diciamo, l'edificio sociale creano delle turbulenze gravi, le cui conseguenze poi si scaricano sulle spalle di tutti, certamente sulle spalle degli ultimi, ma anche, la storia lo insegna, sulle spalle di chi crede di essere al sicuro perché è al vertice. Chi vivrà, vedrà.